Questa mostra epocale ha coinvolto non soltanto tutti i luoghi sacrali del barocco a Roma, ma a testimonianza dell'interesse mondiale che sta ricevendo ha avuto contributi dal Louvre di Parigi, dall'Ermitage di San Pietroburgo e da altri istituti museali di rilevanza internazionale. Si tratta della mostra Barocco a Roma, la meraviglia delle arti, in programma nella capitale a Palazzo Cipolla fino al 26 luglio. Un'esposizione ricca e varia, nata per iniziativa della Fondazione Roma, che raccoglie quasi 200 tra dipinti, sculture, disegni, medaglie ed oggetti collocati in un contesto visivo ispirato alle architetture di Borromini. Curata da Maria Grazia Bernardini e Marco Bussagli, l'esposizione presenta opere di pregio, alcune delle quali mai esposte in Italia. Tra i pezzi di maggior rilievo ci sono il disegno riferibile a Ciro Ferri, tratto dagli affreschi di Pietro da Cortona per Palazzo Panfili a Piazza Navona, e il controprogetto del colonnato di Piazza San Pietro di Gian Lorenzo Bernini. La mostra sarà anche l'occasione per un itinerario tra le bellezze della capitale e i suoi principali siti barocchi, con dei veri e propri eventi satellite. In occasione dell'esposizione, infatti, saranno aperte eccezionalmente la chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza e la sala alessandrina presso il complesso di Sant'Ivo, dove sarà allestita una mostra documentaria dedicata al sito borrominiano intitolata La Fabbrica della Sapienza, l'università al tempo di Borromini. La mostra è articolata in quattro sezioni: le radici del barocco, l'estetica barocco sotturbano ottavo, teatralità e scenografia nell'arte della metà del secolo, il paesaggio e il grande spettacolo della natura. L'iniziativa, messa in campo dalla Fondazione Roma, è stata promossa dal ministro Dario Franceschini. Un caso di buona collaborazione tra pubblico e privato, ha detto.